Se vediamo la grande storia di successo, è il Grayscale Trust in America. È un trust che fondamentalmente ha dentro solo Bitcoin, almeno il primo trust lanciato ha dentro solo Bitcoin. Bene, questo trust ha sempre quotato a premio, un premio tra il 10 e il 150% rispetto a Bitcoin. Uno normale dice, ma perché uno compra Grayscale Bitcoin Trust invece di comprare Bitcoin e li paga più cari Bitcoin? Molto semplice, perché può entrare in un dossier azionario, in un dossier titoli. Mentre se volete comprare Bitcoin, il vostro intermediario tipicamente non li compra, dovete fare da voi, eccetera, eccetera, eccetera. Grayscale Trust, grazie a loro, hanno ridotto le commissioni di gestione da 300 basis point a 250 basis point annuali. Ok? Proprio poche settimane fa. Se non ricordo male, hanno 50 basis point in ingresso o 50 basis point in uscita, un po' come i principali TN o ETF. Beh, noi di CheckSig invece costiamo soltanto 60 basis point l'anno. Ma è chiaro, ma anche lì non è neanche detto che tutti debbano comprare Bitcoin e portarli in caveau da noi. Magari li compri attraverso un ETN, un ETP, un fondo, una delle soluzioni proposte da Daniele, cioè hai bisogno magari di aiuto di intermediari e questo non è una rendita di posizione perché come sa bene Daniele, l'operatività su questo campo ce la stiamo guadagnando a furia di cicatrici, se non di ferite sanguinanti, da parte di graffi del regolatore, cioè, insomma, va bene, a buon intenditor Andiamo parole. avanti a Gattoni col filo spinato sopra. Esattamente. Però quindi i rischi operativi fondamentali sono quelli: la perdita delle chiavi, la perdita di dispositivi hardware eventualmente, il non funzionamento o il malfunzionamento dei dispositivi hardware a cui ci affidiamo. Se memorizziamo tutto su un PC, ovviamente i virus, l'hackeraggio e quant'altro, e poi gli aspetti amministrativi, burocratici, fiscali, insomma, cioè, se io voglio comprare Apple, non è che devo fare un account sul Nasdaq, io personalmente, comprarla, gestirla presso una depositaria e poi quando la vendo dichiarare. No, fa tutto un intermediario per me. Ecco, oggi questo mondo di servizi finanziari non è così evoluto. Cioè, gente come Daniele è un pioniere e fondamentalmente il mondo della blockchain economy, Bitcoin in particolare, ha proprio drammaticamente bisogno dei servizi finanziari.